su questa vicenda specifica c'è un tema molto chiaro, cioè c'è una grande opera che si deve realizzare, che tra l'altro porterà energia pulita sul nostro territorio, quindi credo che sia una svolta anche dal punto di vista delle politiche energetiche. Le grandi opere non si fermano con le iniziative estemporanee. Ovviamente qualsiasi opera si realizza, soprattutto quando si tratta di grandi opere, si deve realizzare nel rispetto del nostro ambiente e nel rispetto della sicurezza, dei canoni della sicurezza. Insomma, mi pare di capire che l'opera la condivide se sarà poi realizzata. Ma una grande opera, un'opera di rilievo europeo, strategico. Lei pensa che si possa fermare perché c'è qualcuno così che si alza la mattina e monta due cartelli? La condotta si può fare la sfociare da qualche altra parte, insomma, del litorale. E questa è una cosa che si può valutare, cioè nella fase di realizzazione dell'opera si può valutare se ci possono essere delle condizioni di sicurezza maggiori, che sono già cose che ho chiesto al ministro e al ministero in generale, quindi questa è una cosa che si valuterà. Io ho anche detto al Presidente della Comunità Montana che sono disponibile ad organizzare un incontro al Ministero per valutare il progetto nella sua complessità e per cercare di capire quali sono le criticità che vengono manifestate dal territorio.